Ciao a tutti da Vittorio. Prima di parlare dell'argomento di oggi del video, due cose importanti. Il primo è che Luca Ciampi ha fatto questa volta un articolo, non un video, lo trovate nel mio sito, vi metto il link, dovrebbe essere qua, per cui andate e commentatelo, ovviamente a Luca piace leggere i vostri commenti e ricommenterà a sua volta. Secondo è un fatto molto strano, perché Nicola Rovella ha fatto le visite mediche oggi. E non ci sarebbe nulla di strano se non che la Lazio gli ha fatto firmare il contratto ieri e l'ha annunciato ieri, ovvero prima delle visite mediche. Un fatto inusuale perché di solito si fanno prima le visite mediche e poi, se le visite mediche vanno bene, si firma il contratto. È vero, sono pochissimi i casi in cui un calciatore fallisce le visite mediche e non firma il contratto con la squadra, però è successo in passato, è successo. Pensate a Murici che doveva andare in Belgio, c'era già l'accordo, e poi fallì le visite mediche e non andò, non firmò con la squadra belga. Successo in vari altri casi, insomma. È una cosa inusuale, però vi fa anche capire quanto la Lazio ci tenesse ad avere Rovella. Tant'è che già ieri si è allenato col gruppo prima di svolgere le visite mediche. Quindi questo è un segnale particolare che mi premeva di segnalare. Qualcuno ha scritto: Vittorio, come fa a passare le visite mediche se è infortunato? Rovella non era infortunato, è reduce da un infortunio, però le visite mediche non le fallisci perché sei infortunato, le fallisci se c'è un problema importante. Faccio un esempio: Lucas Leiva si è dovuto ritirare perché, quando ha fatto le visite mediche per la nuova stagione col Gremio, è uscito fuori che avesse un problema al cuore non rilevato e ovviamente quel problema lo ha costretto a ritirarsi. Può succedere anche che fai le visite mediche e si nota nelle lastre che magari hai poca cartilagine al ginocchio. Quello non è un infortunio, ma avere poca cartilagine al ginocchio significa che sei soggetto a molte infiammazioni al ginocchio e quindi che sei costretto a saltare molte partite perché probabilmente avrai una infiammazione al ginocchio e quindi le squadre magari dicono: no, questo giocatore è meglio non tesserarlo perché ha questo problema che potrebbe essere cronico. Ma tornando al discorso di oggi, dobbiamo parlare di Akpa Akpro perché è diventato ormai un mistero. Il centrocampista della Lazio, che tra parentesi non so se avete visto, ha preso il numero 21 di Sergej Milinković-Savić, e già qua è un problema. Non si vede più in campo da quasi un mese. Ha svolto parte del ritiro ad Oronzo e poi si è fermato. Prima si diceva un affaticamento, poi una botta alla caviglia. Però un mese fermo per una botta alla caviglia mi sembra tantissimo. Ieri in allenamento avete notato che Pedro e Isai sono tornati ad allenarsi regolarmente, ma Akpakpro non si è ancora visto. E questo è un problema grave perché Akpa, come Basic e come Marcos Antonio, è un giocatore in uscita, un giocatore che la Lazio sta cercando di piazzare, ma piazzare un giocatore infortunato è molto complicato. Doveva andare all'Empoli, sembrava fatta, poi non è più andato all'Empoli. Doveva andare all'Udinese, anche lì è saltata. Si è parlato di Frosinone, si è parlato di club francese, ma resta un mistero importante, anche perché, come vi ho detto nel video di oggi, la Lazio al momento vorrebbe prima fare un'uscita e poi eventualmente regalare a Sarri un ulteriore centrocampista. Ma fare un'uscita è complicato. Akpan è sparito. Basic ha uno stipendio importante. L'Udinese vorrebbe prenderlo, ma c'è il problema stipendio. Marcos Antonio finora ha ricevuto solo un'offerta di prestito dalla Grecia e lui sarebbe un po' reticente di andare in Grecia. E quindi ci troviamo con un problema che noi tifosi da Lazio siamo abituati ad avere ogni estate, ovvero la difficoltà di piazzare alcuni esuberi. E quindi il problema Akpakpro è grave perché è un giocatore che non rientra nei piani di Maurizio Sarri, è un giocatore che non si sa in che condizioni stia, sta bene, sta male, infortunato, è fuori rosa, eccetera, ed è un giocatore da piazzare. L'Empoli si era fatta avanti, però la trattativa non sta andando avanti, non è in chiusura, e questo potrebbe creare problemi alla Lazio, che vorrebbe regalare un altro centrocampista a Maurizio Sarri. Vedremo se ci saranno novità a breve, però al momento Akpa blocca il mercato in entrata della Lazio. Voi che ne dite di Akpa Pro? Scrivete nei commenti qua sotto e mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace. Grazie!